L'arcivescovo emerito Salvatore Pappalardo ha ricevuto questa mattina la cittadinanza onoraria di Siracusa. È stato il sindaco Francesco Italia a consegnargli la speciale pergamena. La cerimonia si è tenuta nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio alla presenza delle autorità civili e militari e anche dell'arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto. Salvatore Pappalardo è stato capo della chiesa siracusana per 12 anni, dal 2008 fino a luglio, al raggiungimento dei limiti di età e quindi la nomina di Monsignor Lomanto. 12 anni la diocesi di Siracusa, ecco, che cosa sono stati? Ma guardi, siccome il Salmo dice che un giorno come mille anni e mille anni come un giorno, è stata una bella passeggiata con questa porzione della Chiesa di Dio che vive a Siracusa, ma non solamente con le istituzioni ecclesiastiche. Siamo qui nella sede del Comune, una bella esperienza con il popolo siracusano, con i rappresentanti delle istituzioni, ancora oggi si sono resi presenti, io sono grato. È stata davvero una bella esperienza di collaborazione, ci siamo guardati sempre con una simpatia, per cui è vero che quando evidenziamo l'aspetto migliore del nostro animo si costruisce. Io posso riassumere questi 12 anni come una bella esperienza di comunicare quello che c'era di più nobile nel nostro animo. Io ho cercato di fare la mia parte doverosa, ma ho riscontrato altrettanta responsabilità, insomma, anche negli altri. Che cosa lascia a Siracusa? Ma guardi, lascio un po' il mio cuore, forse la risposta più immediata, perché Siracusa merita sotto tanti aspetti. Io parlo dal punto di vista religioso, una comunità che ha le sue radici al tempo apostolico e che oggi cerca di vivere la fede al passo con i tempi, come ci viene ricordato anche dal Magistero del Papa e del Concilio, certo con tutti i limiti che ci sono noi uomini, ma con una attenzione che ritengo sia davvero bella e positiva per questo cammino del Vangelo nel nostro tempo. Monsignor Pappalardo ha detto di aver lasciato il cuore a Siracusa, lei questo cuore lo prende e come? Prendo il suo cuore e il cuore di tutti i fedeli, di tutta la città, e sono qui per essere il padre che guida, che è attento a tutti, alle persone, quindi da parte mia c'è questa attenzione di guardare con amicizia a tutte le persone, alle istituzioni, a tutte le realtà. Una eredità importante, lei l'ha già avuto modo, insomma, di confrontarsi con questa città? Sì, ho avuto modo già di incontrare alcune realtà, ma conoscevo, ho letto anche la storia, quindi la grande eredità, ecco, che la città tramanda. E nello stesso tempo la vocazione alla quale è chiamata la città. Stamattina parlavo dell'anima della città, quindi c'è un passato, c'è una vocazione, c'è un cambiamento, un mutamento che avviene, diciamo, per ogni collettività, e noi siamo qui a servizio per accompagnare, come dicevo, con amicizia questi mutamenti anche sociali.